Amici, amici sportivi, amici di blogsicilia.it, amici di stadionews.it e amici di Videoregione, bentrovati dopo che no, lunedì scorso c'eravamo lo stesso, ma non c'era calcio giocato. Adesso siamo sull'ultimo rettilineo, quello che porta ai playoff, 8 partite che il Palermo dovrà giocare con una convinzione diversa, speriamo anche con sempre maggior profitto come punti in classifica, perché i playoff per ora ci sono sempre in bilico, ci vuole un bel sprint diciamo da Formula 1, poi capirete perché, per arrivare belli dritti ai playoff e poi sognare. È una cosa che è nelle nostre corde e quindi tifiamo perché ciò avvenga, a cominciare dalla prossima partita del fine settimana che giocheremo a Parma. Mi vedete con due computer perché sono solo oggi, sono solo abbandonato dal disertore di turno che è Fabrizio Vitale, il nostro capobanda, che però è collegato. Eccolo qui. Ciao Guido. Fabrizio, no, non è corretto, sai che io non so né leggere né scrivere e quindi adesso mi lasci un po' in difficoltà. Vabbè, ma io lo faccio apposta per tenerti sulla corda e non farti rilassare. Meno male che c'è sempre il mio storico compagno di viaggio. Ciao Salvatore Seraci, dove sei? Ciao, ciao Guido, ciao a tutti. Ciao Salvatore, ciao Giuseppe Leone. Ciao, Ciao. buongiorno a tutti. Ci siamo tutti e allora possiamo cominciare già a discutere di questo rettilineo finale, perché poi noi parliamo di 8 partite che sono un'eternità, ci sono in palio 24 punti, quindi veramente può cambiare tutto nel bene e nel male. Certamente un dato di fatto è incontrovertibile, ormai il Palermo ha raggiunto la salvezza, non è una cosa matematica, ma è talmente ovvia che anche il Palermo, che ha agito sempre con prudenza e per il momento sta comunicando che l'obiettivo è cambiato. Salvatore, l'obiettivo non è più la salvezza, non è più adesso la crescita inevitabile, però adesso siamo in ballo e balliamo. Ma guarda, tu parli di un pit stop. Io direi che questo è un campionato completamente nuovo, cioè un altro campionato mi sta meglio. Un campionato addirittura, secondo me, ad eliminazione diretta. Qui non puoi sbagliare, Guido. Come fai a sbagliare? Il Palermo incontra squadre che devono salvarsi o che aspirano ai playoff. Certo, vedere che Brunori si riprende ti dà sollievo e fiducia, ma in questo momento servono giocatori pronti, quelli che devono essere impiegati immediatamente. Il Palermo non pone ormai limiti, hai detto bene, alle sue ambizioni. Non, qui, perché si parla di playoff, però poi nello spogliatoio mettono un cartellone con scritto Andiamoci, che rappresenta tutto un programma, cioè da un lato è playoff, però attenzione che c'è anche la Serie A. Che si vuole creare la stessa magia della scorsa stagione, tutto è possibile, ma i campionati che da affrontare sono tre. Guarda, il primo è passato, ora tocca al secondo, che è quello dei playoff, e poi bene che vada al terzo. Nessuna fretta, guarda, ma chiara visione delle cose, altrimenti non rischiamo, per esempio, di bruciare Brunori, ma guardiamolo, teniamolo nella considerazione che poi ci sono un sacco di partite ancora da fare. Fabrizio, uso un termine che a me non piace per la verità moltissimo, 8 finali, la classica frase che si dice in questi casi, ma secondo te sono davvero 8 finali? Cioè, cosa intendiamo per ultimo giro di pista, per rettilineo finale? Io sono perfettamente d'accordo con Salvatore, cioè per me i playoff del Palermo iniziano adesso, cioè il Palermo è ai playoff, deve fare i playoff in queste 8 partite per raggiungere i playoff. Sono 8 finali perché sono 8 scontri dai quali verrà determinato innanzitutto se il Palermo sarà nella griglia per poter effettuare gli spareggi e poi in che posizione, perché comunque i punti in 8 partite in palio sono tanti. E c'è un nuovo torneo da affrontare che è quello delle ultime 8 partite. E come dice giustamente Salvatore, bisogna ragionare con un occhio al presente e un occhio un po' più in là, perché anche la gestione di certi giocatori, deve essere fatta consapevolmente del fatto che ci sarà un altro torneo possibilmente. Quindi è una fase estremamente delicata. Di questo momento della stagione. Io lo dico subito perché lo dico per esorcizzare la scaramanzia. Ogni tanto lo facciamo noi, questo giochetto di esorcizzare la scaramanzia.
le soste di campionato non ci hanno portato molto bene, vero Giuseppe Leone? Non ci portano bene, ma noi lo diciamo in modo che ripartiamo magari con un diverso passo. Però ecco, io mi immagino che anche le altre squadre giocheranno ormai con gli obiettivi ben delineati e mi domando, Giuseppe, a Parma per esempio, che partita ti aspetti anche da parte del Parma? Ma guarda, parto proprio dal Parma, è veramente difficile oggi poter, come dire, immaginare, pensare a che tipo di partita andremo a vedere. A, perché veniamo da una settimana di sosta, B, perché giochiamo contro un avversario, io l'ho definito in settimana uno dei più pazzi di questo campionato, capace di vincere partite incredibili. Chiaramente la più significativa è stata quella vittoria in trasferta a Frosinone, chiudendo addirittura in 9 uomini, a perdere partite in casa contro avversari nettamente alla portata. Quindi secondo me buona parte del destino di questa partita dipenderà dal Parma, perché il Palermo me lo aspetto come quello delle ultime partite, comunque sperando magari in un approccio migliore rispetto alle ultime giornate, dove il Palermo praticamente poi è sempre partito, si può dire, a handicap. La vera incognita è capire questo Parma che tipo di partita farà. Secondo me una partita comunque molto aggressiva, perché si tratta di uno scontro diretto e perché il Parma vincendo avrebbe la possibilità di scavalcare di nuovo il Palermo in classifica. Per quanto riguarda il Tour de Force finale, come diceva Fabrizio, è la fase più delicata di questo campionato, speriamo di rivivere quantomeno certe sensazioni vissute proprio l'anno scorso di questi tempi. E vediamo, perché andremo a giocare 8 finali per noi, ma probabilmente anche per, anzi sicuramente anche per le altre avversarie, perché sono punti pesanti per le avversarie in zona salvezza. Allora ti fermo qui, intanto suggerisco sempre ai tifosi di continuare a scrivere, io purtroppo oggi sono un po' solo, quindi devo dare un occhio a un computer, un occhio all'altro, comunque come vedete poi i commenti passano anche in sovraimpressione, c'è per ora quello di Angelo Ferlazzo che dice di bloccare Vasquez per fermare il Parma, ovviamente sì, ma non è solo da fermare. A proposito, Fabrizio, Giuseppe diceva che c'era ovviamente, si aspettava un po' il Palermo, però in realtà io farei un po' il punto sugli infortunati, sui riabilitati, su chi è in forma e chi no, perché abbiamo fatto l'ultima partita con qualche assenza di troppo. Beh, l'ultima partita ne contava credo quasi 5, se non mi ricordo male, tra cui c'era Brunori. Partiamo da Brunori. Brunori secondo me alla fine farà parte della comitiva che parte per Parma. Verrà seguito e monitorato in questa settimana, non credo che inizierà oggi a pieno con il gruppo, è normale che l'attaccante brasiliano scalpiti perché vuole ritornare subito in pista, protagonista di questa fase finale, però Salvatore diceva giustamente che ci vuole anche una gestione consapevole, come abbiamo detto poco fa, e io credo che Corini lo valuterà per come ne potrà trarre beneficio non solo per Parma ma anche in futuro, quindi io non escluderei anche di vedere un Brunori che parte dalla panchina sabato, o come non escludo neanche che possa essere a sorpresa titolare, però è una situazione che va valutata. Per quanto riguarda gli altri recuperi, forse potrebbe recuperare Brodi, di sicuro da quello che mi risulta non recupererà Marconi, che era quello che aveva il problema più importante, che era una distrazione di secondo grado, difficile che possa recuperare anche Sala, e poi bisogna un po' vedere alla fine tra Bettel e Graves chi la spunterà per la difesa. Non sarà una formazione molto diversa da quella che abbiamo visto a mio avviso contro in Modena, ricordiamoci che c'è pure un'incognita lieve su Di Mariano, ma non mi arrivano segnali inquietanti su di lui, quindi è possibile che possa anche tornare titolare.
Fatemi il biglietto, ci vediamo a Parma, dice Davide Rosanero. Devo dire che c'è un buon entusiasmo da parte dei tifosi che proprio annusano l'aria, forse rivedono anche la stagione dello scorso anno. Tra l'altro negli ultimi 3 giorni, nell'ultimo weekend, sono stati i tifosi protagonisti di una manifestazione di cui parleremo comunque nella seconda parte della trasmissione anche con immagine per un po' tastare il polso alla tifoseria. E, Salvatore, a proposito, quando si parla di un rush finale, giustamente tu parlavi anche di strutturazione, c'è un problema che riguarda anche la personalità, perché tu non vai ai playoff soltanto perché Brunori segna un gol in più o in meno, o perché Marconi salta una partita in più o in meno, ma ci vai anche perché hai gli attributi, perché ci credi, perché sei pronto probabilmente. Ma ne accennavo poco fa, questa è una squadra che ha preso responsabilità e convinzione, insomma, ormai parlano apertamente di playoff, ma attenzione, io ho intervistato Verre recentemente e Verre mi diceva che il Palermo, mi parlava come se il Palermo fosse già nei playoff, cioè la sua storia è la storia di uno che ha lasciato la Serie A per tornare in B e risalire, risalire ovviamente. Lui dice nel più breve tempo possibile, cioè significa che lui ovviamente tenterà assieme a tutti i suoi compagni di farlo quest'anno. Insomma, non mi pare che ci sia un'alternativa ormai per il Palermo. Io ti dico che francamente entrare nei playoff per uscire per dire alla prima partita, io resterei non soltanto deluso. Ma penso che il Palermo abbia perduto una grandissima occasione. Rimango della mia stessa idea. Il Palermo è una delle squadre qualitativamente più forti del campionato. Oh, voglio fare un tentativo, non so se mi riesce perché poi sono anche un po' imbranato, però a proposito di gente leader, io mi ricordo, Salvatore, ti ricorderai tu, ma anche Fabrizio, anche Giuseppe probabilmente, la promozione ai tempi di Sensi, di Sensi, di Serra, quel Palermo lì, che aveva grande personalità, c'era anche Biffi, c'era Bucciarelli. Voglio provare a chiamare Pietro De Sensi, che era qui a Palermo, purtroppo non è con noi perché aveva il treno che partiva proprio intorno a quest'ora. Vediamo se mi risponde. Sono proprio in diretta al telefono, vediamo se ci riusciamo. Pietro, 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 dove sei? Pronti? Non risponde. Pietro, sei in diretta su Rosa e Nero Web e TV, ci sei? Sentite Sì, buongiorno a tutti, ciao. la voce di Pietro? Sì, la sentiamo, come no. Salvatore, Tutti. usando uno slang che non è molto televisivo, ma quante palle aveva Pietruzzo? Beh, De Sensi è stato un mito per tutti, per la sua serietà, la sua applicazione, la sua voglia di vincere, la sua serietà, il comportamento in campo. Insomma, è uno dei giocatori che il Palermo deve ricordare a vita, anche perché tra l'altro è uno di quelli che col Palermo ha giocato un sacco di partite, quindi è anche storico da questo punto di vista. A me Lui quello che ovviamente non colpisce. ci sente, lui ovviamente non ci sente, però ci ha appena mandato un video, è alla stazione centrale di Palermo, sta pigliando il treno, torna nella sua Calabria. Salvatore ti ha fatto ovviamente un lungo giro di parole per dire che eri un fenomeno. Eri terzino goleador, Corini sarebbe contento di avere gol che arrivano dalle retrovie. Io ringrazio, però no, non ero un fenomeno, assolutamente. Eri un fenomeno. No, assolutamente no. Facevo qualcosina, ma no, un fenomeno sono gli altri, No, no, sicuramente. no, no. Senti, lo sentite a Pietro voi? Sì, come no. Ah, come Io no, no, sì, lo perché mi sento sono bene. inventato questa cosa qui che la regia sarà ovviamente con i capelli dritti. Pietro, dimmi una cosa fondamentale. Tifi ancora Palermo, giusto? Sì, fra poco fatto. No, ma Sì. dico, tifi ancora Palermo? Ah, sì, È tipo, anche sempre la se prima squadra che tu. io. Sì, diciamo che il primo risultato che vado a vedere è quello del Palermo. Ci Poi sotto mancherebbe. le vicende, tutte le vicende, giustamente non posso conoscerle, voglio dire, però è il primo risultato che vado L'importante è che torniamo in Serie A. Come l'hai trovata Dino, Palermo? ti posso dire una cosa a proposito di De Sensi? Aspetta un attimo che sta intervenendo Geraci, dimmi Salvatore. Cioè lui dice vado a vedere il primo risultato, quello del Palermo, eccetera, eccetera, ma in fondo lui nella sua carriera
non è che può andare a vedere grandissimi risultati, i risultati di altre squadre, perché lui ha giocato solo in Sicilia e in Calabria. Tranne è vero, Salvatore dice giustamente, hai giocato solo in Sicilia e in Calabria, quindi non è che puoi andarti a vedere il risultato del Milan o del Bologna o della Fiorentina. Per te no, c'è stata una breve parentesi anche a Cittadella. Ah, anche Cittadella, che non ha lasciato tracce, onestamente, Pietro, non ha lasciato tracce. Per te la maglia tatuata sul corpo è quella del Palermo? Sicuramente sì, però mi sono trovato bene anche là, mi hanno trattato alla grande anche la Cittadella. Senti, prima che la regia mi licenzi, manda un messaggio e ci salutiamo a Palermo. I tifosi sono sempre affezionati a te, questo te lo posso garantire. Ho capito. Che gli diciamo? Diciamo che io ringrazio sempre i tifosi per l'affetto che mi dimostrano. Io sono stato invitato alla presentazione del nuovo Palermo del presidente Mirri, grazie a bontà sua mi si è ricordato di me dopo 30 anni e in questa fine settimana mi hanno invitato per il Rosanero Fest, quindi per me è una grande soddisfazione e li ringrazio tanto per l'affetto che mi dimostrano sempre. Va bene, buon viaggio Pietro, grazie, grazie. Palermo diventa parte di un'essa, un valore specifico importantissimo. Che grande persona che Pietro, veramente devo dire che lo sento sempre con grande affetto, perché mi ricordo un bel Palermo, ovviamente su proporzioni un po' diverse da quelle di ora, però era sempre un Palermo particolarmente vivace e comunque vincente. L'importante è l'approccio a Tardini sabato prossimo, scrive Fabio Walter Guccione. Poi questo qui basta che gioca Soleri, al resto faccio fare la formazione a Corini. È bella forza. Giuseppe, adesso rientra Brunori, ne accennavamo la scorsa puntata. Chiunque resta fuori, sarà un piccolo torto, immagino. Però come diceva Fabri, ci sarà da vedere in che condizioni sarà Brunori, anche perché poi non dimentichiamo che dopo Parma ci sarà uno stacco un po' più lungo, perché poi il Palermo giocherà il lunedì di Pasquetta, quindi dopo nove giorni, quindi sai, anche quella sarà una partita aiare, quella in casa con il Cosenza, e quindi probabilmente, secondo me, Corini, anche affrancato e tranquillizzato dalla buona forma degli altri attaccanti, secondo me rifletterà molto su quello che sarà l'utilizzo di Brunori a Parma, il quale però sono anche convinto vorrà recuperare in fretta, proprio perché vede che i suoi compagni di reparto per ora spingono molto. Ecco, però onestamente sai, anche questo è un aspetto un po' particolare, perché stranamente capita che un attaccante esca per infortunio nel momento in cui ha fatto un gol incredibile come l'ha fatto Brunori a Cittadella, e si infortuna proprio in quell'occasione, per cui c'è da tenere conto riguardo alla gestione di Brunori dell'aspetto fisico, sì, ma anche dell'aspetto mentale, del suo essere comunque in serie positiva nonostante non abbia giocato contro il Modena, perché il gol con Cittadella aveva chiuso un po' un periodo critico per lui, quindi c'è questa spinta emozionale che non va trascurata, che deve essere abbinata anche alla gestione fisica per non compromettere il giocatore per le partite successive. Cioè non sarà semplice per Corini andare a capire se potrà utilizzarlo appieno oppure no. No, questo no, però Salvatore, è anche vero che qualunque allenatore è contento di avere un problema di scelte e non di mancanze. Ma secondo me Corini non ha più un problema di scelte, nel senso di problema, virgolette. Certo, la logica lo porta a fare ovviamente delle scelte in base a come stanno i giocatori, ma in fondo l'11 titolare è già delineato, poi che un giorno giochi Valente o Di Mariano, o Gomez o Damiani, cambia poco, insomma, considerata la fiducia illimitata di Corini nei confronti di questo gruppo. Certo, il discorso di Brunori è diverso, e io direi anche però un'altra cosa, che i gol contro il Modena sono il frutto ovviamente di una giornata particolare, straordinaria, ma deve essere solo un punto di partenza. Ma Corini ha tante possibilità da sfruttare e in attacco tante soluzioni, per cui non penso che sia preoccupato. Certo, ha bisogno che Brunori sia nelle migliori condizioni per poterlo reimpiegare, su questo non c'è dubbio, perché il suo recupero è fondamentale, ma
Oggi c'è un Palermo che è il Palermo di Corini. Sì, è vero. Fabrizio, ti volevo chiedere una cosa tecnica. Ora che non sei tu ai commenti e che mi stai lasciando un po' in difficoltà perché devo sbocciarmela io con questo flusso, però onestamente non ho visto un solo commento che non sia di entusiasmo per il Palermo. Invadiamo Parma, diceva Ferruccio Vujinovic, voglio vedere il Palermo come a Pisa, riempiremo il settore ospiti del Tardini che è di 4.000 posti, diceva Agostino Laimo. Sto vedendo soltanto, quindi o le critiche che di solito leggi te le inventi tu, per mettere, come dici tu, pepe alla trasmissione, o questa sosta, chissà cosa è successo. Che mi Beh, dici? diciamo che le critiche credo si siano stupite al primo tempo, all'intervallo della gara col Modena. Poi dal secondo tempo in poi è stato un tripudio di entusiasmo, gioia, a sottolineare, a descrivere la grande capacità di reazione e di ribaltare una gara che sembrava compromessa. Per cui è normale che i tifosi stiano ripartendo da quel secondo tempo importante. È che, come spesso accade, quando si vince sono tutti alti, biondi con gli occhi azzurri, come diceva Delio Rossi, per citare un suo adagio, e quando si perde no. È quell'equilibrio che dovrebbe essere un po' più modulare e meno così dettato dal momento. Oggi sono tutti alti, biondi e belli con gli occhi azzurri, come me, per sapoco, diciamo. Leonardo Ferdico Rosanero, 4 vittorie, 2 pareggi, 14 punti finali, 56 esame playoff, possiamo anche perderne 2. Ecco perché Parma non è decisiva. Insomma, comunque già si cominciano a fare i conti e onestamente sono tutti abbastanza convinti che i playoff sono alla nostra portata. E qua si vede poi la maturità, Salvatore, perché Parma è veramente uno scalino importante. Perché anche il Parma, come il Palermo, diciamo, è una squadra che rappresenta una piazza importante, rappresenta anche un organico importante, forse anche più del Palermo, e a differenza del Palermo, il Parma ha deluso, mentre il Palermo no. Io devo dirti la verità che non sono d'accordo col tifoso, perché per me Parma invece rappresenta una partita significativa sotto tutti i punti di vista. Cioè Parma è la partita nella quale il Palermo dimostra di avere cambiato pelle. Cioè quello è il momento fondamentale, proprio topico, per cui tu dici finalmente questo Palermo ce la può fare, altrimenti restiamo sempre con il fatto di non sapere se questo Palermo è veramente un'altra squadra nuova nella testa, nello spirito, eccetera, o se invece ancora ha delle reminiscenze che non riesce più a cancellare. Insomma, ma mi pare che il Palermo sia avviato invece ad una nuova stagione, e quindi questa è la partita proprio che può dimostrare che il Palermo è un'altra squadra rispetto a prima. Siccome abbiamo titolato Gomme nuove dopo il pit stop, ci auguriamo che però la ripartenza sia un po' meglio di quella della Ferrari. E in altri tempi avremmo detto la nostra nazionale, chissà che cosa, ma abbiamo visto anche la nazionale e il Palermo è meglio. Su questo mi pare che non ci piove, rispetto a questa nazionale il Palermo è meglio e quindi concentriamoci su Palermo. Ma io Però lo si direi concentra. veramente, Guido. Io lo No, direi ma no, veramente. lo dico veramente perché la nazionale mi ha deluso, ma in questo momento c'è la pubblicità e quindi in questo momento diciamo anche viva la pubblicità che ci permette di resistere e di campare. Eccoci qua, tifosi, fra qualche minuto dedicheremo una finestra proprio alla grande festa dei tifosi dell'ultimo weekend. Intanto è sempre festa anche i vostri commenti, perché qua c'è Agostino Laimo che dice che sarà fondamentale il recupero di Ivan Marconi nel pacchetto difensivo, dà equilibrio e certezza, il primo difensore che va ad aggredire l'attaccante avversario. Anche questo è vero, Agostino Laimo. Secondo titolo della trasmissione, da Manchester a Girona, il Palermo ha approfittato della sosta, si è fatto un ritiro. Un micro ritiro fuori a Manchester era il primo momento vero in cui Corini poteva gestire la sua squadra. Questo ritiro rientra sempre nelle attività del gruppo City Group, ma anche questa è un'esperienza importante. In questo lasso di tempo da Manchester a Girona, Giuseppe, sono cambiate veramente tante cose, è un universo diverso. A Manchester partì e arrivò ancora un Palermo un po' zoppicante. Adesso è un Palermo lanciato. È cambiato il mondo, senza dubbio, Guido, è cambiato tutto, è cambiata la...
consapevolezza, è cambiata la conoscenza che ha questa squadra. Direi anche è cambiato proprio l'entusiasmo, perché poi parlavamo appunto dell'entusiasmo dei tifosi, che secondo me per quello che è in questo momento la convinzione del gruppo. Sentivo per esempio le parole di Rinaudo in settimana. E questo che, ecco, da Manchester a Girona, questo è veramente un gruppo ormai solido, che potrà avere delle lacune tattiche, dei limiti, scusami, delle lacune tecniche, dei limiti, però è un gruppo solido. Guarda, per farti un esempio, può sembrare una banalità. Sabato sera ho visto mezza squadra davanti a un locale. Chiaramente, cosa normalissima, avevano finito il ritiro dopo 5 giorni, eccetera, eccetera. Però ecco, dopo aver passato 5 giorni, 24 ore su 24 insieme, sabato sono tornati in Italia, sono tornati a Palermo e avevano comunque ancora voglia di passare quel po' di tempo libero meritato dopo il riposo ancora assieme. Questo ti fa capire quello che questa squadra sta, il momento che sta attraversando. Salvatore, c'è domanda per te a proposito di quanto dicevi su Parma a Palermo, sull'importanza. Leonardo Ferdico dice: Signor Geraci, se perdiamo non credo che rinunciamo, ci può stare perdere a Parma, ma non molleremmo lo stesso. Beh, non molliamo No, è sicuro, però. chiaro, su questo non c'è dubbio, ma così come il Palermo da Manchester a Girona è migliorato completamente perché Corini ha completato quella che è praticamente la sua prima la preparazione pre-campionato, l'ha fatta durante il campionato praticamente, poi la squadra ha cominciato a lievitare, poi è arrivato il mercato, eccetera, eccetera, e quindi bisogna tenere conto di questo. Ora è un altro Palermo, dicevo poco fa, e allora questo Palermo deve dimostrare qualcosa, si può perdere pure, ma tu devi andare lì per vincerla e vincerla nella migliore maniera. Poi se ovviamente gli episodi non ti danno ragione e finisce in un altro modo, tu avrai un rimpianto, però resti con quella convinzione. Io non dico che non si possa perdere, certo che si può perdere, ma l'importante è che il Palermo faccia una partita con grandissima autorità. Sì, io sono d'accordo con te, ma il discorso era abbastanza chiaro. La devi dimostrare ora la personalità che poi ti servirà anche per il dopo. Leonardo Ferdico, però dobbiamo metterci d'accordo. Cagliari-Palermo sarà decisiva non per entrare ai playoff, ma per arrivare fra il quinto e sesto posto. Questo è un messaggio, diciamo, abbastanza positivo, però dobbiamo metterci d'accordo. Hai scritto già 30 messaggi, quindi o ti fermi o vieni qui a condurre la trasmissione. E me ne vado io. Va bene così? Benissimo. Invece c'è Emilio Margarese che dice: la squadra mi sembra carica. Si vede anche dalle loro facce che ci vogliono regalare un sogno. Arriviamo ai playoff e ritornerà la magia. In effetti, Fabrizio, questo discorso che i tifosi con l'arrivo della primavera si stanno ricordando le belle sensazioni dell'anno scorso, sai, quando dopo un inverno mogio a inseguire, poi improvvisamente scattò la scintilla. Potrebbe Sì, essere. ci sono un po' di analogie, c'è quella che hai descritto tu, c'è anche quella di una squadra che potrebbe essere penalizzata come è avvenuto l'anno scorso. Ci sono delle analogie, però dobbiamo ricordarci che la categoria è un'altra e che quindi le Beh, anche la cose squadra è un'altra però, anche la squadra, anche la società è un'altra, è tutto un altro. Ma io parto intanto dai dati oggettivi, poi ci sono i dati soggettivi che ci portano a dire che la squadra è un'altra, ma lo capiremo da Parma se la squadra è un'altra, perché non dimentichiamoci quello che, di cui abbiamo discusso, quello di cui discutevano i tifosi fino alla gara col Modena, cioè che era stato tutto un percorso di occasioni perse. Allora, se da Parma questa squadra ci dimostra che è un'altra squadra, che è la squadra che sta rispondendo alle sollecitazioni che sta dando Corini, perché Corini è da un po' che sta sollecitando questa squadra, la sta stuzzicando, è da un po' che tende ad alzare sempre l'asticella di partita in partita, fino a venire fuori in maniera abbastanza chiara con le dichiarazioni durante il ritiro di Girona, ma anche prima l'aveva fatto intendere. Cioè è un modo di testare anche il modo di rispondere di questo Palermo, perché non dimentichiamoci che va bene, siamo tutti concentrati su questa stagione, che
la speranza di riuscire a ripetere qualcosa che è accaduto anche la stagione scorsa, ma ci sono poi delle valutazioni da fare in chiave futura. Fermati qua un attimo, torniamo su quell'immagine, regia, fermati un attimo, perché la foto di Corini dietro di me sembra dire: Vitale, ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Lo sta dicendo a te magari, tu non lo no, sai. No, guarda, sta guardando verso di te, lo vedi? Lo vedi che sta guardando verso di te? Sta guardando verso di te, quindi che stai a dire? Senti, allora intanto dico a Leonardo che ovviamente scherzavamo sul discorso dei messaggi, però volevo aprire una finestra sui tifosi, perché adesso il ritornello, e comunque siamo entrati nell'ottica, diciamo, del rush finale, quindi la salvezza è già guadagnata, sono state scacciate via le paure, anche in larga parte la diffidenza nei confronti di Corini o dei nuovi arrivati, si capisce che questa è una squadra strutturata, che comunque vada ha dato in campo tutto quello che aveva, poi non sappiamo quanto ne aveva, però tutto lo ha dato, e adesso questo rush finale viene preceduto dai 3 giorni di festa del Palermo. Abbiamo vissuto una festa alla Fiera che tra l'altro è tornata, diciamo, dopo alcuni anni proibiti dal Covid, quindi è stato un piacevole ritorno, ed è stato un bagno di entusiasmo. Io credo che il bagno di entusiasmo, Salvatore, comunque sia un qualche cavallo in più nel motore del Palermo, cioè non penso che possa avere un effetto negativo di far sentire troppo importanti i giocatori, di far pensare che magari l'obiettivo è già raggiunto, è proprio un punto di partenza questo. Guarda Guido, tu lo sai come la penso, i tifosi per me sono importanti sia per le grandi che per le piccole squadre. Vedo in C squadre con poche centinaia di supporters ma ugualmente felici, giocatori che vanno a salutare gruppetti di 5, 6, 7 tifosi, soprattutto se venuti da lontano. E il calcio va misurato in base alle qualità della squadra e all'apporto del tifo. Io prendo sempre ad esempio il Liverpool perché mi ha sconvolto in senso positivo, cioè un vero esempio per i tifosi che vogliono bene alla squadra, sempre. Il fatto che a fine partita, qualunque sia il risultato, cantino You'll Never Walk Alone tutti in coro, è un segnale di appartenenza che io apprezzo, ma ognuno deve avere il suo ruolo. Le tribù del calcio non possono diventare protagonisti di incidenti con i razzisti, di multe ed altre cose. Ognuno al suo posto. A me francamente dà un po' di fastidio, non mi riferisco a Palermo, mi riferisco in generale ovviamente, quando fra società di calcio e tifosi c'è una complicità di interesse che superano le regole dell'avvenimento sportivo. Sì, no, il concetto in generale è lo sposo. Io devo dirvi la verità, sono positivamente sorpreso da questo risveglio di entusiasmo che un po' contrasta con quello che noi, io, abbiamo vissuto, abbiamo letto sui siti, sugli interventi in qualunque tipo di trasmissione. C'era sempre quest'anima critica, ora vedo un po' di scioglimento verso una comunità di intenti, verso l'entusiasmo che comunque è il sale del calcio. Noi abbiamo dedicato al Palermo in festa un po' di pezzi su Stadio News, c'è il bagno di folla, è la squadra che dice pronti a dare tutto, il presidente Mirri che dice credeteci, sarete determinanti, Brunori che ha parlato anche della sua esperienza in nazionale, Verre per ora pure lui, insomma, con parole dolci. A proposito del festival, noi abbiamo seguito il festival, c'era Roberto Parisi di Stadio News che dovrebbe essere collegato da qualche parte. Ci sei Roberto? Eccoti qua Roberto. Allora, com'è andata? Allora direttore, è andata molto bene. Poco fa parlavate del concetto di appartenenza, questa festa, questa, perché la voglio definire festa, è stata organizzata dai ragazzi della Curva Nord 12, c'erano un sacco di tifosi. Il momento clou è stato ieri, l'evento si è tenuto il 24, il 25 e il 26, ma il clou è stato domenica, quando sul palco sono intervenute leggende del passato come Bombardini, Vasari, è stato omaggiato Vito Chimenti, era presente anche l'emozionatissima moglie Anna. Poi sul palco hanno sfilato le giovanili, la Primavera che ha conquistato la finale. Vediamo un po' di immagini nel frattempo mentre parli, possiamo vedere anche qualche immagine. Esatto,
Perché poi nelle immagini c'è il momento clou. È arrivata anche la prima squadra, una delegazione composta dal capitano chiaramente Brunori, c'era Valente, c'era Marconi, Segre, Aurelio e Di Mariano, e la delegazione era guidata dal presidente Mirri. Insomma, quando sono entrati i ragazzi, l'evento si è tenuto a Palagiotto e là i tifosi sono esplosi in un entusiasmo veramente clamoroso, secondo me, perché ho risentito quelle sensazioni, ne parlavate anche voi, dei playoff. C'era veramente un entusiasmo importante, tutti i giocatori erano accolti da un boato, anche Aurelio, che è l'ultimo arrivato. Quindi il concetto di appartenenza, secondo me, questo evento è stato organizzato nel momento giusto perché ha fatto sentire alla squadra che l'ambiente è carico in vista di questo rush finale. Fabrizio, tu hai percepito questo entusiasmo anche per strada? No, per strada ti devo dire no, che comunque ci sia un crescendo di seguito verso la squadra, ce ne siamo accorti anche dall'ultima partita, quella col Modena. Però sarebbe bello un po', ricollegandomi al discorso che faceva Salvatore, che questo entusiasmo ci fosse quasi sempre. Ora, io non dico che bisogna agire quando la squadra perde, ma che si faccia sentire comunque l'appoggio dal punto di vista proprio numerico, nelle gare, allo stadio, anche nei momenti bui o nei momenti interlocutori. Cioè, secondo me questa tifoseria ancora deve fare il grande passo, deve fare la grande svolta, che è questa, per diventare una tifoseria importante, perché già è una tifoseria che ha determinati numeri, che mostra determinati sentimenti, che è in grado di dare quel tipo di spinta che altre tifoserie non hanno. Però se ci fosse un po' più di continuità nel sostenere la propria squadra, secondo me sarebbe il grande Beh, passo questa è una compiuto. vecchia storia che riguarda, come diceva Salvatore, sia Palermo che tante altre piazze. Io sono stato a Napoli dove ho vissuto chiaramente un'atmosfera particolarmente esaltata, perché Napoli addirittura hanno ucciso la scaramanzia, già c'hanno gli striscioni con lo scudetto del 2023, loro che diciamo di scaramanzia non prendono lezioni a nessuno. È chiaro che quando tu vinci è così, quando tu perdi sarà ovviamente diverso, però con Salvatore sposo da anni, ormai da decenni per la verità, il concetto che lo sport, che la squadra è una maglia, una fede, lo vediamo in culture calcisticamente evolute come l'Inghilterra, tu citavi Liverpool. Io l'ho vissuto per esempio molto da vicino a Gelsenkirchen con lo Schalke 04, quindi parliamo anche del calcio tedesco. Quindi questa Sì, appartenenza Guido, però qua che. noi siamo passati dal Corini out a adesso andiamo tutti in Serie A. Cioè, mi Sì, sembra che anche sia se però. No, questo hai ragione a un'estremizzazione dei due dirlo. opposti. Cioè, non, secondo me questa non ha una logica. Questo non ha una logica, però purtroppo non possiamo parlare di tifoseria identificando tutti i tifosi, perché poi ci sono sempre questi che hanno il momento di gloria, che dicono: ah, Corini non serve a niente, ve l'avevo detto, ah, Brunori è scarso, possiamo giocare senza, Beh, ah, anche qui, tu ah, lì. stesso mi hai detto poco fa, come mai quando ci sei tu ci sono tutti i messaggi negativi, oggi non ce n'è? Perché per ora Ecco, le cose questa è la vanno bene, riprova. però questa è una città che in questo momento, secondo me, lo scorso anno ha avuto una parte attiva in un contesto onestamente folle, perché poi se tu ci ripensi, lo scorso anno, se mi avessero detto al 1º di aprile, vedi che lo stadio farà 4 volte i 40.000 per i playoff, mi sarei messo a ridere, non ci avrei creduto. Poi ci sono le favole che poi succedono. E quindi speriamo che possano anche succedere. Roberto, che atmosfera hai visto tu? Eri favorevolmente sorpreso da questo tifo? C'erano cori contro corini? No. No, no, assolutamente, assolutamente. Tutti i giocatori sono stati accolti con ovazioni, come dicevo. Chiaramente Brunori è stato il più acclamato. C'era una bella atmosfera anche perché l'evento è stato organizzato perfettamente. C'era un'area museale con tutte le magliette, insomma, l'atmosfera era perfetta. E tra l'altro, collegandomi al discorso dei playoff, alla fine dell'evento è stato presente anche Silvio Baldini, che anche lui ha accolto con grandissimo entusiasmo, a testimonianza del fatto che i tifosi puntano a quello, Ma in vogliono la questi Serie A e ci musei ci credono. sono le statue di cera di Salvatore Geraci, per esempio, quella mia. No. Salvatore, noi siamo roba da museo ormai, qualcuno te lo dice? Mancavate Eh? Mancavamo solo solo noi. voi, mancavate.
Ma la nostra estate, come dicevo ormai, dovremmo fare così, quindi quest'estate molti napoletani definivano De Laurentiis il pappone. Come cambiano le tifoserie. Sì, state seguendo in tempo reale il dibattito, io faccio fatica a darvi conto a tutti. Questo invece è i biglietti settore ospiti a Parma esauriti in poche ore. Sta montando l'entusiasmo anche perché credo che si stiano un po' radunando tutti i rosanero che stanno da Roma in su. E infatti c'è il controcanto di Alex Rosanero che dice meglio così se sono tutti esauriti. Poi vediamo cosa dice Manu Remo. La differenza è che abbiamo visto una squadra correre e credere fino all'ultimo pallone. Ecco cosa è cambiato, vogliamo vedere cuore. Beh, io per la verità non sono convinto che la squadra non abbia avuto cuore nella prima parte del campionato. Aveva meno forza, meno organizzazione, ma sul cuore credo che non sia mai stata contestabile. Giuseppe, tu hai visto mai partite? Sì, forse a Reggio Calabria che siamo entrati malissimo. Sporadiche esibizioni fallimentari, però non mi pare che ci siano state mai occasioni per rimproverare l'impegno. No, assolutamente, anzi, proprio quell'impegno, quel cuore ti ha permesso di portare a casa punti pesanti in determinate situazioni nelle quali partivamo nettamente sfavoriti e contro squadre molto più attrezzate che stanno lottando per la. Basta citare gli esempi del girone d'andata contro il Genoa in casa, contro lo stesso Parma. Quindi, dal punto di vista dell'impegno, a parte quelle due o tre partite completamente sbagliate, tu facevi riferimento a Reggio Calabria, ci rimetto dentro anche quella di Terni. Ma lì non è proprio una questione di partite completamente sbagliate, non di mancanza di impegno o di cuore. Questo non è sicuramente, sono le cose che non sono mai mancate a mio modo di vedere a questo Palermo. Io non so chi vuole rispondere di voi, c'è una domanda di Simone Giunta, che ne pensate della bomba sganciata sull'interesse per Walcott? No, non ho sentito parlare di grosse manifestazioni di interesse. Qualcuno di voi? Ma io guarda, Ma mi sembra non. una boutade enorme quanto un appartamento, comunque. Mi entra da un Salvatore? orecchio e mi esce dall'altro. Non vado a queste cose qui. Ho sempre guardato il calcio nelle sue espressioni più genuine, più essenziali. Esatto. Che poi meno di De Bruyne ormai non pigliamo qui, diciamo, è il minimo garantito. Comunque questa notizia, caro Simone, non l'ho vista su Stadio News, quindi non è vera. Mettiamola così, non l'ho vista neanche sul blog Sicilia, quindi per ora ci limitiamo a quanto ci ha raccontato Fabrizio Vitale, è una boutade grande quanto un appartamento. Dobbiamo essere realisti, dice Giancarlo Greco, se Baldini si fosse dimesso subito forse oggi avremmo qualche punto in più. Amen, se non succede quest'anno succede il prossimo anno. Ma c'è anche filosofia positiva dietro ogni commento. Simone Giunta di nuovo, abbiamo un sogno nel cuore, vinciamo i playoff e prossimo anno coppia d'attacco. Attacco Brunori Cavani. Beh, il nipote di Cavani, immagino che parlavi. E io mi sarei aspettato, vinciamo i playoff e il prossimo anno attacchiamo la Champions League. Insomma, sognare per sognare, almeno facciamolo in grande. Salvatore, ora cominciano le manifestazioni, diciamo, anche un po' oniriche, eh? Ma infatti io ti parlavo quando dicevo senso di appartenenza, è quello che uno ama la squadra, appunto, e basta. Non c'è poi l'attesa spasmodica del super campione o di chissà quali risultati. È una squadra si ama, si segue. Poi se questa squadra fa delle cose eccezionali, ben venga. Ma poi di solito noi, quando invece poi si perde. Ci ritiriamo tutti indietro come se quella squadra non ci appartenesse più, insomma. È successo così con Zamparini, per esempio, gli ultimi anni, e poi quando il Palermo ha dovuto riprendere, ha dovuto subire un rallentamento incredibile. Ma io dico, scusa, ma una curva, tante persone che vanno allo stadio e che vedono quella squadra lì. Fanno soltanto delle dimostrazioni di affetto solo se la squadra riesce a vincere, oppure sarebbe anche un bene seguirla nei momenti di difficoltà. Oh, c'è un commento, Manu Remo, che mi dice: Guido, in Champions non ci possiamo andare. Manu, allora, per
Premesso che devi anche capire come dire, il clima di, si può dire cazzeggio, diciamo, in alcune risposte, boutade per boutade ti voglio dire che, a quanto ho sentito dire, secondo voci di corridoio, il Citigroup ha capito che Palermo è la piazza straordinaria e quindi probabilmente adesso gli investimenti verranno virati su Palermo, che andrà in Champions, mentre venderanno alcuni fenomeni del Manchester City, che sarà confinato sotto la Conference League in modo da dare la possibilità al Palermo di fare la Champions del prossimo anno. È così, in quanto minchiate siamo abbastanza completi. Walcott ha 34 anni, la proprietà non cerca profili avanti con l'età. Ci mancherebbe anche, l'ho detto, meno di De Bruyne non riusciamo a prendere noi. Poi, ci sono ancora messaggi che non riesco a decifrare, ma tra l'altro manca poco più di un minuto. Io volevo intanto ringraziare anche la redazione, non soltanto di Stadio News, che oggi era presente con Roberto Parisi, ma anche quella di Blog Sicilia. C'è sempre dietro le quinte il nostro Edoardo Ullo, che in qualche maniera governa la trasmissione, vede, corregge, interviene, così come la nostra fantastica regia, da Emanuele a Fabio. Devo dire che abbiamo sempre un supporto straordinario, quindi grazie comunque poi alle pagine, sì, alle pagine e alle televisioni del gruppo Blog Sicilia, Stadio News e Video Regione. Ma ci restano pochi secondi per dire qual è la quota dei playoff. L'avete fatta una tabellina, un'idea, qualcosa? Non lo chiedo neanche a Salvatore, che tanto so già cosa mi risponde. Giuseppe, tu che sei più giovane e Appunto. appartieni a un altro calcio. Giuseppe? Guardando la classifica davanti, ti E direi no, beccato, tra i 56 e i 61. avevi l'audio spento, giusto? Sì, è vero. Punizio, punizione, punizione per te. Allora, 56-60, questo è il Sì, range? Che sarebbe quindi, secondo me sì. quanti punti ci mancano, per essere sicuri? E secondo me Palermo ne ha in questo momento 42, quindi insomma io spero possa fare almeno altri 12-14 punti. Fabrizio, chiudiamo con un tuo delirio, dai. No, mi astengo perché tutto dipende da quanto spingono quelle dal basso. E quindi È sempre non... importante stare attenti a quelli che spingono dal basso. Ci fermiamo qui e così siamo completi. Grazie a tutti perché siamo arrivati fuori tempo. Adesso vi ricordo che lunedì prossimo faremo veramente un quadro della situazione dopo un'altra giornata di campionato che potrà veramente chiarire le possibilità del Palermo. Non è decisiva, ovviamente, è soltanto importante, però immaginatevi se vinciamo a Parma cosa potrebbe succedere. Non basterebbe neanche la Champions. Grazie a tutti, grazie anche ai tifosi, alla nostra famiglia di tifosi che sempre ci segue con tanto affetto. L'appuntamento a lunedì prossimo. Grazie, arrivederci.